Appalti truccati per 6 milioni di euro, coinvolte 6 persone e 2 società. PNRR Restyling di oltre 2700 alloggi ERP grazie al progetto Sicuro, Verde e Sociale. Verso le elezioni, centro-sinistra ancora in trattativa, la sintesi tra i 4 nomi già in partita. Nasce il polo turistico apuano per la Partaccia, obiettivo tutelare e valorizzare il territorio. Lezione di ambiente al depuratore di Pontremoli, 30 studenti alla scoperta del ciclo dell'acqua. A tutti buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Antenna 3. Partiamo con una notizia che ci arriva dalla Guardia di Finanza di Lucca, appalto truccato per l'affidamento della fornitura di 60 mezzi nel settore dei rifiuti per un valore di oltre 6 milioni di euro, tentata corruzione e turbativa d'asta. Sono 6 le persone coinvolte e 2 le società, i particolari nel servizio di Rossella Barattini. I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno concluso un'indagine coordinata e diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca nel settore degli appalti pubblici, che ha visto coinvolte una società a partecipazione pubblica che si occupa di spazzamento e di igiene urbana nella Lucchesia ed una SPA di Firenze, relativamente ad una procedura di fornitura beni per un valore di oltre 6 milioni di euro. Sono in corso al riguardo le notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini emesse dal pubblico ministero titolare del fascicolo processuale nei confronti di ben 6 persone a vario titolo indagate per i reati di tentata corruzione, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Le attività traggono origine da un'attenta analisi effettuata dagli specialisti del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria di Lucca in ordine ad affidamenti fatti dalla società lucchese, che consentiva di attenzionare una procedura riferita al noleggio di automezzi speciali per la raccolta dei rifiuti, bandita in un periodo in cui il socio privato della società pubblica era stato dichiarato fallito, rilevando inoltre che l'amministratore delegato della stazione appaltante era stato nominato proprio in rappresentanza della società romana. L'indagine ha consentito di accertare che l'amministrazione della società pubblica si era verosimilmente accordata con il legale rappresentante di operatore economico-finanziario ancora prima che la gara venisse pubblicata. È stato infatti accertato che i due si incontravano ripetutamente anche a pranzo presso la sede della società fiorentina già nei mesi di giugno e luglio del 2021, in un periodo precedente quindi alla pubblicazione della gara, durante il quale l'amministratore delegato della società pubblica stava approntando personalmente la documentazione di gara, implementandola di volta in volta mediante l'introduzione di nuovi criteri di valutazione. Numerosi indizi raccolti hanno poi consentito di concludere che l'amministratore lucchese e quello fiorentino si erano accordati anche per l'individuazione dei componenti della commissione di gara. PNRR, il programma di riqualificazione alloggi ERP della Regione, procede in linea con i tempi previsti. Sono oltre 2700 gli alloggi che subiranno un restyling nell'ottica di un efficientamento energetico. Il programma di riqualificazione degli alloggi di edilizia popolare, sicuro, verde e sociale è finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale per investimenti complementari al PNRR, sta procedendo secondo i tempi previsti ed è quindi pienamente in linea con l'obiettivo di completamento dei lavori entro il marzo 2026. È quanto emerge dall'attività di monitoraggio. Tutti e 7 i lotti in cui erano stati distribuiti gli interventi sono stati infatti appaltati entro il 31 marzo, così come era previsto dal cronoprogramma regionale. Procede dunque nel pieno rispetto degli obiettivi il programma, che prevede la riqualificazione di oltre 2700 alloggi in tutta la regione con un budget complessivo di 93 milioni di euro. Questi dati, evidenzia il presidente della regione Eugenio Giani, confermano che le opere previste dal PNRR e gli interventi a esso connessi stanno avanzando bene in Toscana. Gli interventi di sicuro, verde e sociale sono particolarmente attesi. Rappresentano infatti un investimento senza precedenti nella storia recente dell'edilizia residenziale pubblica ed un'occasione unica per riqualificare questo patrimonio. Sicuro Verde Sociale permetterà infatti di intervenire su una fetta consistente del patrimonio di edilizia pubblica, costituito da circa 50.000 alloggi, con interventi di efficientamento energetico, di miglioramento sismico, di razionalizzazione degli spazi, di riqualificazione degli spazi pubblici e di miglioramento delle aree verdi.
Il programma regionale prevede interventi in prima battuta su 2.732 alloggi. È stata prevista poi una riserva di ulteriori 1.600 alloggi che potranno essere realizzati se si realizzeranno economie o in caso di attribuzione di ulteriori finanziamenti. Tutte le tappe del cronoprogramma sono state sin qui rispettate. La prossima scadenza è quella di fine giugno. Entro quella data dovranno iniziare i lavori, poi ci sarà tempo fino a marzo 2026 per il completamento di tutte le opere. Verso le elezioni amministrative di massa, il nostro taccuino elettorale. Centro-sinistra ancora intorno ad un tavolo per un progetto comune. La sintesi verrà fatta tra i quattro nomi già in campo, ovvero Ricci, Ragallini, Evangelisti e Mussi. Andiamo verso le amministrative nel comune di Massa, il centro-sinistra è ancora in trattativa. Se durante l'incontro di lunedì scorso non è stato trovato l'accordo, forse si potrebbe trovare questa sera. Infatti è stato convocato un nuovo tavolo alla presenza dei candidati sindaco Fabio Evangelisti, Guido Mussi, Cesare Ragallini e Enzo Ricci. Nonostante l'amaro in bocca per non essere riusciti a trovare una strategia unitaria nello scorso incontro, i presenti sono soddisfatti del primo passo, ovvero l'essersi incontrati. Grande assente il polo progressista, nonostante l'appello fosse arrivato proprio dall'onorevole pentastellato Riccardo Ricciardi. L'accordo tuttavia ancora non c'è. L'ipotesi più plausibile è la sintesi intorno ad uno dei presenti già in campo. Evangelisti e Mussi già da tempo avrebbero dichiarato di essere disposti a fare un passo indietro a favore di un progetto unitario che possa portare alla vittoria. Ricordiamo infatti che anche il centrodestra si presenta disunito con due candidati a sindaco, Guidi e Persiani. Il PD invece, con Enzo Ricci e il candidato Ragallini, sono meno propensi a fare un passo indietro. I democratici dovrebbero a quel punto mettere in discussione il proprio candidato, che è pure il segretario Ricci, candidatura voluta dagli organi del partito. Ricci, che tra l'altro non era presente allo scorso incontro, la segreteria avrebbe infatti ritenuto più opportuno partecipare con altre figure come Giacomo Bugliani, dato che Ricci è proprio uno dei candidati. Come riferito infatti da Bugliani all'indomani dell'incontro, sembra esserci la disponibilità per un ragionamento con Evangelisti e Mussi. La nostra intenzione è fare sintesi su uno dei quattro nomi e ragionare su chi è in campo, ha infatti riferito Bugliani. Cercarne adesso altri non è produttivo né ragionevole. È sempre più chiaro che il centro-sinistra debba trovare una sintesi. Se si presenterà diviso, potrebbe infatti avere poche chance rispetto al centro-destra. Attendiamo quindi gli sviluppi con interesse, aggiorneremo, come di consueto, i nostri telespettatori. Il 6 aprile si celebra la Giornata Mondiale dello Sport e dello Sviluppo della Pace. In questa occasione il Partito Repubblicano, con il suo candidato a sindaco Guido Mussi, invita tutti i cittadini a riflettere sull'importanza che ha lo sport nel costruire un mondo più pacifico ed inclusivo, un mondo in cui i valori del rispetto, della tolleranza, della solidarietà diventino fondamentali. Mussi e il Partito Repubblicano si chiedono quali investimenti siano stati fatti a Massa per migliorare la drammatica situazione dei luoghi deputati all'attività sportiva, a partire dalla disastrosa situazione delle palestre scolastiche fino allo stato degli impianti sportivi maggiori e minori. Alcune società sportive lamenterebbero scarsa considerazione da parte dell'amministrazione. Il palazzetto dello sport, a parere di Mussi, andrebbe potenziato. Criticità segnalate anche riguardo allo stadio cittadino e alla gestione del circuito ciclistico intorno allo stadio. I due candidati del centrodestra si accusano reciprocamente come se avessero amministrato comuni diversi, mentre in realtà ricoprivano incarichi deputati, uno sindaco e l'altro assessore ai lavori pubblici, per porre fine al degrado degli impianti sportivi, ha riferito Mussi. Il rilancio dello sport appare una delle tante promesse non mantenute. Il candidato a sindaco di Massa, Marco Guidi, è intervenuto riguardo al servizio di scuola bus per il candidato del partito di Giorgia Meloni. Tra gli errori clamorosi commessi dall'ex sindaco Persiani e dall'ex assessore Nadia Marnica,
Si ci sarebbe l'aver affidato ad un operatore esterno, quindi slegato dal territorio, il servizio scuola bus. Questo avrebbe avuto come conseguenza prevedibile la creazione di punti di raccolta e percorsi non adatti alle esigenze dei ragazzi, creando disagi. Inoltre il comune di Massa si troverebbe adesso nella condizione di non poter soddisfare tutte le richieste di utilizzo per le uscite esterne degli studenti e degli insegnanti ed è costretto a dover scegliere a chi assegnare il bus, penalizzando di volta in volta questa o quella scuola. Da sindaco io mi impegnerò da subito per migliorare i percorsi e riportare gli scuolabus sotto il controllo diretto del comune e della comunità, ha riferito Guidi, investendo inoltre per l'acquisto di nuovi e più moderni mezzi attraverso la partecipazione a bandi. Chi assisterà la popolazione durante le festività pasquali? L'ASL deve dare risposte. Lo chiedono il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi, il deputato Alessandro Amorese e il vice coordinatore provinciale FD e responsabile della Lunigiana Umberto Zangani. Saranno infatti tre i presidi di Guardia Medica, Monte di Valli, Aulla e Gragnola, che saranno chiusi per mancanza di personale. Il servizio di ben tre guardie mediche durante il Ponte Pasquale non potrà contare su operatori sufficienti e 30.000 persone rimarranno senza il servizio di continuità assistenziale, per non parlare dei tanti turisti che arriveranno in Lunigiana, sottolineano Fantozzi, Amorese, Zangani. L'assenza della guardia medica potrebbe provocare non pochi disagi. L'unica soluzione per chi avrà bisogno di assistenza sarà quella di rivolgersi al pronto soccorso di Pontremoli o di Fivizzano, che si ritroveranno sempre più oberati dagli accessi. Necessario per i tre esponenti di Fratelli d'Italia un intervento da parte della Regione. Per i tre, l'assessore Bezzini dovrebbe concedere una deroga per svolgere il servizio di continuità assistenziale ai giovani medici di famiglia appena entrati in servizio con un limitato numero di pazienti. Una richiesta avanzata anche da Riccardo Varese, presidente della Società della Salute della Lunigiana, tramite una nota ufficiale. La Commissione Marmo del Partito Democratico di Carrara ha attivato un percorso di consultazione con le rappresentanti delle associazioni di categoria, del sindacato e delle associazioni ambientaliste per affrontare le tematiche legate al settore lapideo territoriale. L'obiettivo di tali incontri è arrivare a stilare una piattaforma contenente una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole per il corretto uso delle risorse lapidee, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente e a garantire sicurezza dei lavoratori e delle lavorazioni. Lunedì 3 aprile la Commissione PD Marmo ha incontrato il segretario provinciale della CGIL, Nicola Del Vecchio, accompagnato da Leonardo Quadrelli. Nell'incontro è stata valutata la necessità di rispettare il regolamento regionale. Le aziende del settore lapideo che avranno il rilascio dell'autorizzazione o della concessione dovranno assumere e rispettare l'impegno alla lavorazione di almeno il 50% del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale e con l'eventuale impegno allo sviluppo di un progetto di interesse generale per il territorio che dovrà essere in grado di generare un impatto positivo sull'occupazione, sull'ambiente e sulle infrastrutture. Altro elemento importante emerso dal confronto è la necessità di una ridistribuzione della ricchezza sul territorio per abbattere le diseguaglianze. C'è la pubblicità, ma ci sono anche altre interessanti notizie. Vi aspetto tra poco. Ogni cosa al posto giusto. Aiutaci a migliorare l'ambiente. L'utente, dotato di tessera che conferisce i rifiuti alle isole ecologiche, deve adottare delle piccole accortezze. Quando conferiamo il vetro, ricordiamoci di inserire solo il vetro, eliminando i tappi di plastica o di metallo che inseriremo nel multimateriale. Non gettiamo con il vetro anche i sacchetti di plastica che abbiamo utilizzato per trasportarlo all'isola ecologica. I meccanismi si potrebbero inceppare e danneggiare. Anzi, prendiamo la buona abitudine di dotarci di una sporta riutilizzabile per conferire il rifiuto. Non hai la tessera? Richiedila! Ritira la tua tessera per l'apertura delle isole alla sede ASMIU in via dei Limoni. ASMIU,
l'azienda per l'igiene ambientale del Comune di Massa. General Auto di Siciliano, una garanzia da oltre 50 anni. La più grande realtà della provincia che nella sua sede di Montramito vanta di una vasta gamma di modelli in pronta consegna a seconda delle tue esigenze. General Auto ha anche un vasto parco di vetture usate multibrand, selezionate e accuratamente garantite. Compriamo anche il tuo usato. General Auto è anche officina specializzata, magazzino ricambi e centro di revisione autorizzate. E tu, Veronica, vuoi prendere in sposo il qui presente Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto. Con le attrezzature noleggiate da Italnolo, ha trasformato la nostra casa in una reggia. Italnolo! Tutto il bello del fare. Ma... da revisionare. Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa. Voglia di primavera? Voglia di MB Garden, dal seme all'ulivo secolare, passando per tutte le fioriture primaverili, i terricci, i concimi, le sementi, le piantine per l'orto, con in più tutti i consigli per avere un giardino più bello di quello del vicino. MB Garden, via Aurelia Ovest 295, a Massa, con sempre nuovi arrivi. Seguici su Facebook. Quando mi è stato chiesto di candidarmi, è sorta l'obiezione che di questi tempi ci vuole un bel coraggio a mettersi in politica. Invece non ne occorre. Basta la consapevolezza che quello che fai non è dettato da scopi edonistici o egoistici, ma è finalizzato al miglioramento della meravigliosa città nella quale hai avuto la fortuna di nascere e di vivere. È innegabile che Massa ha subito un degrado economico e sociale che l'ha relegata agli ultimi posti in tutta l'Italia centro-settentrionale. Peggioramento ingiustificabile, considerando che abbiamo un patrimonio naturale unico ed una potenzialità immensa, attesa sia la posizione strategica sia la complessità del territorio. Ancora l'arte. Candidare Massa a capitale della cultura per il 2028, trecentennale della nascita di Alessandro Guglielmi, è un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Altri progetti fattibili sono il recupero filologico del Pomerio Ducale,
l'ampliamento della biblioteca comunale in spazi di Palazzo Bottiglione, la creazione di un percorso artistico negli spazi verdi e di un museo storico cittadino. Vi sono poi beni di grande interesse quali il Castello Malaspina, Palazzo Ducale, Villa Rinchiostra, Villa Massoni, il Teatro Guglielmi, il Rifugio Antiaereo, il Duomo, il Museo Diocesano, che, valorizzati e utilizzati in sinergia tra loro, potrebbero fare di massa un centro di interesse nazionale. Diamo valore alla città. Votate Repubblicano. Votate Guido Bussi. Nasce il Polo Turistico Apuano per la Partaccia, un'associazione che comprende diverse realtà come i bagni riuniti Partaccia e i campeggi riuniti Partaccia e vuole tutelare e valorizzare il contesto territoriale della zona. Ascoltiamo. Nasce una nuova associazione per dare maggiori stimoli e più tutele alla zona della Partaccia. Così un gruppo di imprenditori ha dato vita all'associazione Polo Turistico Apuano, che raggruppa al suo interno i bagni riuniti Partaccia e i campeggi riuniti Partaccia. L'idea nasce per promuovere nello specifico il litorale costiero del comune di Massa, della Partaccia, in particolare tra le finalità c'è lo sviluppo e la gestione delle attività di campeggio, parchi vacanza, ostelli, case per ferie ed in generale delle attività extraalberghiere, balneari, commerciali, sportive, ricettive e turistiche di questa zona. Quest'area infatti in un non lontano passato è sempre stata trainante per il comparto turistico apuano e l'area campeggi un fiore all'occhiello per la costa, essendo tra le più grandi ed importanti a livello europeo. L'associazione quindi intende promuovere una nuova modalità di fruizione turistica del patrimonio del comprensorio, basata sul rinnovamento e l'ampliamento dell'offerta turistica delle destinazioni strategiche e sulla valorizzazione di nuove mete e nuovi prodotti per accrescere il benessere economico, sociale e sostenibile e rilanciare il territorio sul mercato turistico nazionale ed europeo. A breve sarà eletto il presidente del Polo, mentre presidente dell'associazione Bagni Riuniti Partaccia è Laura Venturini del Bagno Giovanni e presidente dei Campeggi Riuniti Partaccia è Andrea Genovese del Campeggio Partaccia 1. L'associazione infatti si pone come obiettivo la creazione di una governance che possa permettere un miglior coordinamento strategico tra amministrazioni centrali, regioni, enti locali ed imprese del settore. La Partaccia ha bisogno di una visione complessiva, essendo una porzione di territorio che produce un importante indotto per l'intera comunità massese. Per questo sono in calendario degli incontri con le associazioni esistenti e le istituzioni per iniziare un percorso di condivisione. Sono iniziate oggi le asfaltature nelle vie della Robbia, della Quercia, Botticelli, Turati e Rosmini, nella zona di Città Giardino a Pietrasanta. L'intervento fa parte del piano asfalti, predisposto e in corso dal 2022 su tutto il territorio e proseguirà fino alla metà della prossima settimana, salvo condizioni avverse meteo. Questo periodo di lavorazione è stato individuato sfruttando la concomitante sospensione dell'attività per le festività pasquali dell'asilo nido Scubidù, in modo da interferire meno possibile sugli spostamenti degli utenti. I ripristini stradali successivi e già messi in calendario interesseranno la frazione di Strettoia, in particolare via Romana e via Pergolone. Fauna selvatica fuori controllo. Coldiretti Toscana presenta i custodi della biodiversità. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Questo è un piccolo repertorio dei danni all'agricoltura e alla biodiversità agroalimentare provocati dalla fauna selvatica. Stiamo parlando in Toscana di almeno 20 milioni di euro in 10 anni, secondo i dati diffusi da Coldiretti. Nell'80% dei casi provocati da cinghiali, arrivati ad almeno 300.000 esemplari sul territorio regionale. E a questo si aggiunge il dramma degli incidenti stradali, spesso con conseguenze gravi o mortali. Per difendere le produzioni agricole, le aree verdi e le persone stesse dalla proliferazione degli animali selvatici, Coldiretti ha presentato alle aziende faunistico-venatorie toscane l'associazione AB Agrivenatoria Biodiversitalia, lanciando una nuova figura, i custodi della biodiversità. Noi vogliamo, attraverso l'azione delle aziende faunistiche, attraverso l'azione delle nostre imprese, essere protagonisti di questa gestione, il che non significa necessariamente, come spesso leggiamo, vogliamo fare una strage di animali, da abbattere. No, si tratta di gestire correttamente. In questi termini si possono fare delle catture e reimmissioni in zone
più vocate alla presenza di certe specie selvatiche, chiaramente dove non è possibile bisogna anche procedere con dei contenimenti numerici a abbassare il numero delle popolazioni. Attraverso i custodi della biodiversità, Coldiretti propone quindi di rilanciare il ruolo delle aziende faunistico-venatorie nella gestione delle specie più invasive e problematiche. La gestione della fauna deve essere equilibrata e sostenibile e deve compenetrarsi con l'attività agricola in maniera equilibrata e sostenibile. È proprio questo il ruolo importante, no? Quando le due cose convivono, coesistono e hanno la finalità comune, allora il risultato è massimo. E la gestione della fauna può diventare una risorsa invece di essere un problema, no? Questo è il grande scopo a cui dobbiamo arrivare e questo succede negli istituti faunistici, quindi noi vogliamo rappresentare questa peculiarità delle nostre aziende e del nostro territorio. Questa mattina c'è stata una lezione di ambiente al depuratore di Pontremoli. Circa 30 studenti hanno potuto osservare da vicino le fasi della depurazione e approfondire il tema della tutela della risorsa idrica. Il servizio e l'intervista. Una mattinata all'insegna dell'ambiente per studiare il ciclo dell'acqua e scoprire come funziona la depurazione dei reflui. Si è svolta oggi la visita di due classi dell'ultimo anno delle medie dell'Istituto Comprensivo Baracchini di Villafranca e Lunigiana presso il depuratore di Pontremoli. Una trentina di alunni, accompagnati dai loro insegnanti e scortati dagli addetti del gestore idrico Gaia S.P.A., hanno potuto osservare le fasi di trattamento dei reflui e i vari comparti dell'impianto, facendo domande e approfondendo i temi di interesse. Presenti sul posto per dare il benvenuto agli studenti la vicepresidente di Gaia Michela Consigli insieme a Giuseppe Negrari dell'ufficio ambiente del comune di Villafranca e l'assessore all'istruzione del comune di Pontremoli Annalisa Clerici. Sono molto felice di essere qui oggi in Lunigiana in rappresentanza del consiglio di amministrazione e di tutta la società, in quanto quest'area ad alta vocazione turistica certamente impreziosisce per culture e per tradizioni l'intero territorio gestito da Gaia. Noi vogliamo impegnarci e ci stiamo impegnando seriamente e concretamente qui, come in tutti i comuni gestiti dalla nostra società, nel sostenere la riqualificazione di tutte le località, anche montane, attraverso l'efficientamento delle nostre reti e dei nostri impianti per superare tutte le criticità esistenti. Ad esempio, siamo qui oggi, proprio presso l'impianto di depurazione di Pontremoli, che qualche mese fa è stato oggetto di una globale e totale ristrutturazione attraverso un investimento di circa 1.300.000 euro. Un investimento che aveva l'obiettivo raggiunto di migliorare e potenziare la capacità depurativa dell'impianto e di razionalizzare tutte le funzioni dell'intera struttura. Oggi però siamo qui nella veste delicata di formatori, in quanto noi riteniamo anche che il sostegno alle iniziative finalizzate all'educazione e alla sensibilizzazione dei ragazzi alla tutela ambientale non sia una funzione collaterale alla gestione del servizio idrico, ma piuttosto sia una parte integrante della nostra missione. Il rispetto dell'ambiente, adottare comportamenti consapevoli e responsabili non può non passare attraverso la conoscenza e nello specifico, in questo caso, attraverso la conoscenza dei processi concreti e di tutto il lavoro che è dietro ad un semplice gesto che può essere l'apertura di un rubinetto. Certamente in questa missione alleati attivi e validi sono state le amministrazioni, pertanto ringrazio oggi l'amministrazione di Pontremoli e l'amministrazione di Villafranca per aver partecipato a questa nostra iniziativa perché la loro presenza è fondamentale per la buona riuscita del progetto. A margine dell'incontro poi i ragazzi hanno ricevuto i gadget di Gaia, la borraccia marina plastic free e il libretto Acqua in mente con storie, leggende e buone pratiche per conoscere l'acqua e utilizzarla al meglio. Lasagne al ragù, aresta, pollo arrosto con patate e la classica colomba. È il menù che gli addetti della Pietrasanta Sviluppo prepareranno gratuitamente al centro di cottura
struttura di Strettoia per poter offrire nel giorno di Pasqua più di 200 pasti completi alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa, coordinata dalla Consulta del Volontariato, nasce nel solco di un progetto avviato dopo l'emergenza sanitaria e che da marzo assicura 90 pasti settimanali ai nuclei familiari di Pietrasanta in situazioni di maggiore bisogno. I pasti pasquali saranno ritirati al centro cottura dai volontari di alcune associazioni cittadine che successivamente provvederanno alla loro distribuzione. Dagli organizzatori un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno dedicato tempo, risorse, energie alla realizzazione di questo progetto. Sapete che anche la Toscana ha un dolce tipico pasquale? Ce ne parla Ilaria Borghini con la rubrica che ci accompagnerà fino a Pasqua, il Giro dell'Italia in 6 dolci pasquali. Sì, avete sentito proprio bene, anche la Toscana ha un dolce tipico pasquale. Nella Valle del Serchio, in provincia di Lucca, in occasione della Pasqua, usa preparare la pasimata, comunemente chiamata schiaccia, un dolce tipico toscano che prende il nome dalla tradizione di preparare, alla fine della Quaresima, tanti dolci schiacciando decine di uova. È un pane dolce di origine molto antica e molto povera. Ne esistono due ricette, una più povera legata alla città di Lucca, dove è un normale pane, non dolce, che con il trascorrere del tempo è stato ingentilito dalla presenza dello strutto e dello zucchero e insaporito con semi di anice e scorza di arance, dalla lunga e laboriosa preparazione, che a seconda della quantità di impasto può durare anche 2 giorni. La versione garfagnina, invece, prevede l'aggiunta di uova ed uvetta. Anticamente nell'impasto veniva aggiunto anche dello zafferano e per questo veniva chiamato anche pan giallo. La schiacciata è un pane rituale che una volta aveva un preciso significato religioso. In tutte le parrocchie era distribuita in chiesa. Era infatti un pane da dividere fra tutti, nel significato di comunanza fraterna. Secondo la tradizione, il sabato santo precedente la Pasqua, la pasimata e le uova, quest'ultime simbolo di vita, fecondità e fortuna, venivano portate in chiesa per essere benedette. Alcune si sono trasformate in adorabili palazzine, altre in lampade dallo stile retro e una addirittura ha preso le sembianze di un tucano. Sono le caffettiere della mostra Moca d'autore, che sarà ospitata nell'atrio del Palazzo Comunale di Pietrasanta da venerdì 7 aprile a martedì 18 aprile. Promossa da Serraveziana Eventi, l'esposizione accoglierà le moche rivisitate attraverso pittura, scultura e design da più di 50 artisti che hanno deciso di reinterpretare in modo fantasioso le storiche caffettiere. L'iniziativa si inserisce nella ricorrenza del 90° anniversario dell'azienda Bialetti. La mostra sarà visitabile gratuitamente e seguirà l'orario di apertura del Palazzo Comunale in piazza Matteotti dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, anche il pomeriggio con orario dalle 14 alle 17 nei giorni di martedì e giovedì. Il MUDAC delle Arti di Carrara, il museo, ha promosso una call finalizzata alla selezione di progetti di artisti contemporanei da realizzarsi nella Project Room situata al primo piano del museo. Per favorire una più ampia partecipazione, la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al prossimo 3 maggio. Sono ammessi a partecipare all'avviso progetti di artisti singoli, duo, collettivi, che potranno presentare però una sola domanda. Le proposte espositive dovranno rispettare le dimensioni e caratteristiche architettoniche nello spazio della Project Room e possono includere qualunque media artistico. Gli interessati devono presentare una domanda, come dicevamo, per ogni progetto espositivo proposto utilizzando l'apposito modello e inviando la documentazione al Comune di Carrara entro le 12 del 3 maggio prossimo. L'avviso, la domanda di partecipazione e la planimetria della sala sono scaricabili sul sito del Comune, comune.carrara.ms.it. Ci sono i vostri auguri, vediamo a chi li avete fatti questa sera. Thank you.
Il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, in occasione del progetto L'Inizio del Sentire, realizzato per il territorio e la cittadinanza di Massa con il contributo del Consiglio regionale e in collaborazione con il Comune di Massa e il Museo Guadagnucci, ha pubblicato il bando rivolto a operatori e mediatori culturali under 35 per partecipare al percorso di formazione Abitare il Museo a cura di Virgilio Sieni e Delfina Stella. Il weekend di formazione si terrà dal 19 al 21 maggio prossimi negli spazi del Museo Guadagnucci a Villa Rinchiostra a Massa e intende offrire strumenti e prospettive per operare nei musei attraverso linguaggi del corpo con uno sguardo rivolto alla cura e all'accessibilità dei processi di creazione artistica e partecipazione culturale. Lezioni pratiche e teoriche, visioni di performance e riflessioni sul campo saranno la base per approfondire le tematiche, offrendo ai partecipanti esperienze dirette di pratica, osservazione e progettazione condivisa. Per informazioni sul progetto è possibile consultare il sito internet virgiliosieni.wufoo.com. Anche quest'anno la città di Forte dei Marmi sarà letteralmente invasa dalle 64 squadre partecipanti alla Universal Youth Cup, torneo internazionale Apuane Memorial Dottor Michele Aliboni, compianto medico di Forte dei Marmi, manifestazione di calcio giovanile per i nati nell'anno 2012, che si svolge dal 7 al 10 aprile in 8 campi della Versilia, in particolare nell'impianto Aliboni Cherubini e nel meraviglioso stadio Necchi di Forte dei Marmi su Viale 20 Settembre. La cerimonia inaugurale è fissata per le 18 con la sfilata di tutte le squadre partecipanti che, partendo dalla Pinettina Tarabella, arriveranno al palco davanti al fortino dove si terrà il giuramento. Vediamo adesso insieme le condizioni del tempo per domani, il nostro meteo. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 6 aprile. Tempo sereno, temperature in diminuzione, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Venerdì 7 aprile. Cielo nuvoloso, temperature in diminuzione, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo in miglioramento, temperature in rialzo, venti deboli o moderati e mare poco mosso. Per aggiornamenti, meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5. Ti aspettiamo! È davvero una bella notizia pensare di avere tra i nostri telespettatori anche dei ragazzini, proprio piccolini. Questi frequentano la terza elementare della scuola Mazzini di Santa Lucia a Massa. In particolare devo ringraziare e salutare Chloe, che mi ha chiesto proprio di riferirvi questo loro saluto. Quindi grazie per la vostra attenzione ragazzi e naturalmente grazie a tutti voi. Noi ci vediamo domani sera. Arrivederci.